Riprendiamo la lettura delle novelle di Renato Fucini, tratte da Le Veglie di Neri. Quella che vi comincerò a leggere ora è La Scampagnata, che è la più lunga delle novelle, infatti ci vorranno più volte per leggerla, tutta intera non ci si fa perché è troppo lunga, quindi si farà in più puntate, sarà una mini fiction, però ne vale la pena perché è veramente a me quella che piace più di tutti e condivide anche condivido l'opinione di Dino Provenzal, che ha commentato questa edizione e che così commenta questa novella. Scampagnata è generalmente considerata la più bella di tutte le novelle del Fucini. Qualcuno le preferirà invece La Fatta, che vi ho già letto, o L'Oriolo al Cuculo, che sarà la prossima che vi leggerò, o i due stupendi Bozzetti Maremmani. Se c'è tempo, li leggeremo anche quelli. Certo, qui la visione è più ampia. I tipi sono molti e disegnati con tocchi felicissimi. Il dialogo è naturale e vivo e tutte le miserie morali e intellettuali di un paese ci appaiono davanti nel loro lato comico e nel loro aspetto triste e grottesco. Gente non cattiva, ma ignorante, villana e capace di far molto male appunto per ignoranza più che per zoticaggine. D'altra parte, meglio l'ignoranza di persone che almeno i propri affari sanno sbrigarseli, come vedremo, che la mezza cultura della signorina Olimpia, la più comica, la più divertente, la più buffa creatura che il Fucini abbia mai inventato. Allora, comincia La Scampagnata. L'autore, che parla in prima persona, parla di una domenica trascorsa ospite di una famiglia di notabili di un paese della campagna toscana che di cui io avevo avuto un invito. Sono molti personaggi che vedremo uno alla volta. Allora comincia la lettura. Inutile, caro mio, ci sono certe occasioni nelle quali è impossibile dire di no. Ti pressano, ti conquidano, ti obbligano con tante premure che il rifiutare sarebbe lo stesso che commettere una vera sconvenienza verso persone le quali non hanno altro pensiero che di farti una gentilezza. Accusi gli affari, per un giorno ti rispondono non cascherà il mondo, fa troppo caldo, venga la mattina con il fresco, la via della stazione al paese è lunga, la mando a prendere con il barroccino, hai fissato di passare la giornata con un amico, me neanche lui. Insomma, gli dissi di sì e domenica mattina andai e la feci finita. Appena arrivato al paese, tra la folla dei contadini che uscivano dalla prima messa e mi guardava come una bestia rara, domandai della casa del signor Cosimo, alla quale domanda 8 o 10 mi si offersero di accompagnarmi. Eccola lassù, la vede quella palazzina con il torrino sul tetto? È quella. Che lo conosce lei il sor Cosimo? Buon signore quello. O il suo fratello prete? Ah, o lui? O la sua moglie, la sora Flavia? Buona signora quella, che quante elemosine fa. E anche la sora Olimpia, beh, la sorella si direbbe del sor Cosimo. Ha le sue idee anche lei. Diremo come se uno dicesse che ha una gran passione per i libri, che ce n'ha sempre uno fra le mani e che ci ha perso la testa, ma dopo vede, lo ridice tutto a mente, che a volte non ci si crederebbe nemmeno. Gran buona ragazza però anche lei, e per la sua famiglia, quando c'è da mettere in carta qualche cosa, cioè quando c'è da scrivere qualche cosa, se non ci fosse lei, non saprebbero da che parte rifarsi. Prima c'era il Bistino, il suo figliolo maggiore del sor Cosimo, ma ora è a Volterra in seminario, dove dice che si fa tanto onore che neanche per le vacanze non lo voglio mai rimandare. Probabilmente non lo rimandano perché c'è da rimediare, c'è da riparare. È di molto bravo quel ragazzo e quando c'era lui anche il cappellano alla sutesa col suo aiuto pigliavano più uccelli loro in un giorno che tutte quelle altre tese in una settimana.
Ecco, qui si vedrà che l'occupazione principale di queste persone, di questi religiosi, è la caccia con le tese, cioè con le reti, caccia oggi vietatissima. Sembra che abbiano un altro pensiero che quello, poi si vede. Guardi, lei pigli di qui e ci va a sbattere il capo senza sbaglio. Tutte queste notizie sui miei ospiti, che in parte già conoscevo, mi furono date per la via dai contadini, i quali uno dopo l'altro facevano a gara a favorirmele, finché, messomi all'imboccatura di un breve viale che menava alla villa, m'ebbero lasciato salutandomi rispettosamente e domandandomi se mi occorreva altra servitù. Non mette male, dissi, facendomi una fregatina alle mani. Era tanto che mi struggevo di passare una giornata di riposo in campagna, che affettai il passo per anticiparmi la contentezza d'un'ora di pace fra le pareti patriarcali di questa buona famiglia campagnola, lontano dalle noiose etichette, dalle cordiali accoglienze fatte col compasso, dai freddi entusiasmi, dalla gretta ospitalità e infine che spesso siamo costretti a ricevere e qualche volta purtroppo anche a dare fra tutte le esigenze della vita di città. Appena suonato il campanello, un giovanotto in maniche di camicia e col grembiule bianco tirato su e fermato alla cinghia dei calzoni, mi venne ad aprire sorridendo. «C'è il signor Cosimo?» dissi. «Sì, signore, passi, passi. Lei è quel signore di Firenze che ieri mandò a dire che facilmente sarebbe venuto?» «Sì, allora venga, venga, mi ha detto il padrone che lo faccia passare nel salotto buono, che ora viene subito anche lui». Bravo signore, ha fatto bene, sa avvenire. Era tanto che lo dicevano e che l'aspettavano. Stanno tutti bene a Firenze? Guardi, passi qui dietro, s'accomodi, con permesso. Andate, andate, giovanotto. Mi mise a sedere, quindi rimane solo nel salotto buono, eh? Mi mise a sedere sotto la finestra, sfogliando un vecchio album di fotografie, e intanto potei accorgermi che al mio arrivo aveva destato davvero rumore, perché si sentiva su al primo piano un gran sbatacchio d'usci e un gran via vieni di piedi, un vai e vieni di piedi, calzati e scalzi, per i quali cascava giù dal palco una pioggerellina fitta fitta del bianco dell'intonaco, e i vetri della finestra e la campana di un Gesù bambino di cera che si vedeva sulla cantoniera strillavano come se desse terremoto. Dopo qualche minuto sentì raspare alla porta, poi una gran pedata. S'apre ed entra un bambino di circa 6 anni, con una mela in mano mezza rosicata, che si mette a guardarmi e con aria rispettosa mi domanda: «O che è vostro codesto libro? L'avete a posare, se no lo dico allo zio prete!» Ecco, si presenta benino questo bimbo, no? Lui stava guardando l'album delle fotografie e dice: «Posalo perché uno è tuo». Io poso l'album e lui seguita a guardarmi incagnesco. «Che siete, quel forestiero che doveva venire?» «Sì, piccirillo, sono io». Affettando dolcezza per ammansirlo, stesi la mano per prendergli il ganascino. Lui si tirò indietro, 2 passi, e m'accennò a tirarmi la mela nel viso. «V'avete a fermare con le mani, v'avete! O che ci siete venuti a fare quassù?» Mi seccava e imbarazzato non risposi. Sì, tanto lo so, pensate che ve l'aveva detto mia madre, me l'aveva detto mio padre, ma mia madre non voleva perché gli è toccato ammazzare tutti quei polli che ora gli per Agostino. Ma stasera ve ne andate, eh? Non mi volete rispondere? Ma intanto io c'ho gusto, sì, perché quando mia madre va visto per la strada, va mandato tanti accidenti. Comincia bene la domenica. La porta si spalancò e comparve in ciabatte la mole magnifica del Sor Cosimo, il quale cordialmente sorridendo mi buttò le sue manone sulle spalle dicendomi 3 volte: «Bravo, bravo, bravo!» Poi rivoltosi al ragazzo: «O lei che ci fa qui? Cosa mi pare?» Con uno scapaccione lo mise fuori dall'uscio e mi invitò a sedere. Mi dettero subito nell'occhio le frittelle d'unto e lo sgocciolature di vino e di caffè che il Sor Cosimo aveva sui calzoni e sulla camicia, per
Per dire il vero, provai un senso spiacevole, come di poco riguardo verso di me, ma fui subito tranquillizzato dalle scuse che mi fece d'essersi fatto aspettare perché era andato su in camera a ripulirsi un poco. Figuriamoci com'era prima. Oh, ma le pare, Dio mio, signor Cosimo. Bravo, 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 ma che stagione, eh? Senta, lei deve aver bisogno di rinfrescarsi. Gostino! Che ne dicono a Firenze di questa sementa? Cioè, come va la campagna, figuriamoci se a Firenze lo sanno. Bravo, bravo, lei si è degnato e ci ha fatto veramente un bel regalo. Comandi, signor padrone. Andate, Agostino, fatevi dare dalla padrona le chiavi della credenza e portate da rinfrescarsi a questo signore e al bambino che era ritornato dietro al servitore e lei vada subito a lavarsi il muso. E si pulisca il naso, porco! E gli diede un altro scapaccione per metterlo fuori dall'uscio. E di frutte, caro lei, quest'anno nulla. Ah, che vuol che le dica? Sono 3 anni che non si vede, che si vede che c'è entrata la malia. Si figuri che prima ne rimettevo anche 400 libbre da parte e ora quando 50, quando 60, sì e no. Ma poi che roba, si imbacano tutte. Scusi, scusi, venga con me in granaio. Ma no, sento il mio fratello che scende, s'aspetta lui. Quindi fa per portarlo a vedere il granaio, però nel frattempo arriva un altro bel personaggio di questa novella, cioè il fratello prete, Don Paolo. È un bell'originale, sa, un brontolone, ma poi di fondo è buono, beh. L'altro giorno, per esempio, vede. Lui soffre tanto di mal di stomaco e con rispetto di un vespaio che ha qui. Gli anticipati della presentazione furono introdotti perché entrò nella stanza Don Paolo facendo una profonda riverenza. M'alzai per andargli incontro, ma non permetto, stia comodo, signore. Se non gli spiace, tengo il capo, cioè vuol dire tengo il cappello, non me lo devo, perché è mia abitudine. Si accomodi pure. Ci fu un momento di silenzio, poi il sor Cosimo riprese la conversazione. Vedete Paolo, questo è quel signore che si diceva anche l'altra sera. Lo so, benedetto voi che non la fate mai finita. Quante volte le volete ridire le cose? Ma no, volevo dire, l'avete fatto rinfrescare? L'ho detto a Agostino, ora verrà. Lei è di Firenze? Mi domandò il cappellano. Per servirla, a Nataccia, caro signore. Se non piove, non si fa la prima. Anno, questo giorno d'oggi alle 10, ne avevo già presi 56. E stamani, dianzi a me, ne sono venuti all'otto per la messa, si erano presi 3 uccellacci e un maledetto falco che mi aveva rovinato. Guardi, guardi mezza questa mano. O a Firenze ne pigliano? Cioè, evidentemente tutto il suo pensiero è la caccia alla rete. Ma per dire la verità non ho domandato. O il priore di Sangaggio ne piglia quest'anno, ne piglia? Beh, che sappia io non lo so, non glielo saprei dire. Ah, perché venerdì passato mi mandò a dire che non aveva fatto nemmeno le ingabbiature, cioè non aveva nemmeno messo i richiami nelle gabbie, perché la caccia con le reti prevede la presenza dei richiami. Dice che c'è Padre Lorenzo della Santissima Annunziata che non sta appunto bene, ma che è vero? Ma se devo dire la verità, non lo so. Evidentemente loro pensano che a Firenze siamo in un paese che siano scantutti. O dunque, che non sa nulla lei? Ma le dirò, parliamo piuttosto di lei. Mi diceva ora il signor Cosimo, io torno un momento dalla tesa. Il desinare, dite Cosimo, perché ora? Ma diteglielo voi a quelle donne allora che vi fa comodo. Ah, eccone una, disse Don Paolo, che era sull'uscio per andarsene. A che ora si mangia, Flavia? A mezzogiorno? La signora Flavia, moglie del mio ospite, accennò di sì col capo, entrando nella stanza mentre il cappellano, un salutato ospite, se ne andò alla tesa. Ecco, ora entra in campo un altro personaggio. Abbiamo visto il signor Cosimo, il fratello prete, e ora arriva la moglie, la sora Flavia, altro bel personaggio che vedremo la prossima volta.